Come mai nessun comico riesce a farti divertire? Ma perché intanto i comici adesso o parlano di Berlusconi, che fa ridere da solo senza bisogno di... Quindi, cioè... Poi, non so... Sono arrivati. È bastato nominarlo, subito il tuono, eh? È arrivato subito il questo tuono. Questo è un segnale, attenzione. No, dicevo... Forse entrano direttamente in moto. Li ha mandati lui. Ma la domanda, cioè voglio dire, ma te ti stanno tipati proprio anche i comici, quelli dei, del cinema, insomma, da, che ne so io, da Charlie Chaplin a Buster Keaton. Vabbè, non dico Troisi, che quello ti sta sicuramente antipatico. No, no, Troisi, Troisi era simpatico. Era vedi? Simpatico. Ecco. Charlie Chaplin è bravissimo, cioè. Ma sono questi, cioè, Crozza. Crozza. Ma cosa c'è? Cioè, non fa ridere. Io lo guardo e dico, ma cosa c'entra questo con Ballarò, che bisogna parlare di cose teoricamente serie, e invece arriva questo qui, fa un'introduzione e sfotte tutti in un modo sgangherato. Io non mi, cioè, la satira è divertente se è fatta bene, se è raffinata, ma se è di quel livello non mi piace. Io dico sempre che l'unico che fa ridere... La Dandini. Non so. La Dandini mi rimane in mente solo che prende 800.000 euro l'anno. Ecco una cosa che mi fa arrabbiare. Visto che hai scritto ieri, mi pare che sei favorevole alla pubblicazione dei redditi, quant'è che guadagni all'anno? Temo di non poter essere preciso, comunque guadagno 800.000 come la Dandini e mi sembra una vergogna.